Va ora in onda Cada Tango Es Una Historia, ovvero Storie di Tango, un programma di Raimondo Balboni. Ciao a tutti cari amici di Tango Passion Radio. Abbiamo iniziato con un coro da stadio, la testimonianza dell'amore per il calciatore Maradona, in cui il pubblico urla «Lasciate in pace Maradona!». Il calcio è una delle passioni fortissime in Argentina e quindi ben presente anche nei testi del tango. Inoltre siamo in un periodo di campionato europeo, quindi mi è venuto in mente di parlare di El Sueño del Pibe, un tango il cui testo è opera di Reinaldo Scisso, un paroliere estremamente prolifico che ha firmato almeno circa 500 tanghi, compreso questo El Sueño del Pibe, oltre al tango che ispira il titolo di questa rubrica, che è El Tango Es Una Historia. Avete già ascoltato una testimonianza dell'amore dei tifosi per Maradona. Ora vorrei farvi ascoltare brevemente Maradona stesso in un frammento di questo brano. Ascoltiamo insieme. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera. Yo sé que me espera la consagración. Beh, era meglio come calciatore, indubbiamente, ma comunque una certa verve interpretativa c'è, perché il sogno dell'autore è stato anche il sogno di Maradona. Già, perché Reinaldo Chiso, si chiamava così, figlio di italiani, in arte Scisso, aveva vissuto davvero questa storia da ragazzo. Come tutti i bambini argentini ed italiani, ha sognato anche lui di diventare un grande campione di calcio ed ha giocato veramente nelle serie minori. Addirittura è stato tra i fondatori del calcio club Oeste Argentino, che poi cita nel testo. Sembra, ma non ho trovato evidenze documentali, e non vale la pena di insistere a cercarne, che abbia poi dovuto interrompere la propria carriera calcistica a causa di un infortunio. E comunque l'avventura di ricevere la convocazione per un club importante è successa ad un suo amico, un certo José María Arnaldo, che in seguito ha giocato per il San Lorenzo e poi per l'Independiente. Reinaldo Scisso ha scritto, in ossequio alla propria passione calcistica, anche altri testi come La mascotta del barrio, La numero 5, Il campionato. In questo momento non me ne vengono in mente altri, ma sicuramente ci sono. Il brano, questo è Il sueño del Pibe, ha avuto un grande successo nell'incisione del marzo 1945 di Osvaldo Pugliese con Roberto Chanel, detto El Turco, che tutto era meno che turco. Si chiamava infatti Alfredo Mazzocchi, nato a Buenos Aires, figlio di italiani, come diceva Felix Picerna, il papà spirituale di tutti noi DJ di tango attuali. Dal punto di vista strettamente musicale, Il sueño del Pibe non è
veramente un granché. Lo sviluppo armonico e ritmico sono ancor meno interessanti, la melodia non è proprio niente, però le emozioni suscitate nei cuori di chi l'ascoltava erano potenti, indubbiamente, e quindi il successo fu immediato. Dopo un paio di mesi, infatti, ecco che anche Tanturi incide lo stesso tango, cantato stavolta da Enrique Campos, anche questa un'ottima incisione. Prima di ascoltare il brano completo, al solito leggiamo insieme il testo, al cui interno vengono citati i nomi di calciatori allora famosissimi. E vorrei qui far notare una curiosità: nell'introduzione, quando Maradona canta, forse avete notato che Maradona attualizza il testo cantando "Sarei un Maradona" invece di "Sarei un Baldoneto". Oggi, oltre a Maradona, usano anche il nome di Messi. È segno che il sogno continua a vivere ed è sempre attuale. Si udì bussare alla porta dell'umile casa e si udì chiaramente la voce del postino, ed il ragazzo, correndo per aprire, in preda ad una gran ansia, senza volerlo, pestò il cagnolino bianco. "Mamma, mammina!" gridava andando verso la madre, che, sorpresa, smise un attimo di lavare. Lui le disse tra le risa e il pianto: "La squadra m'ha mandato la convocazione. Cara mammina mia, farò un sacco di soldi. Sarò un Baldoneto, un Martino, un Bocè. Dicono i ragazzi dell'Oeste Argentino che tiro più forte del Gran Bernabé. Vedrai che bellezza quando là nel campo applaudiranno i miei gol e sarò un trionfatore. Giocherò in primavera e poi in Serie A. Sono sicuro che mi aspetta la consacrazione a campione." Il ragazzo s'addormentò e quella notte fece il sogno più bello che si possa fare. Lo stadio pieno, una domenica speciale, alla fine l'avrebbero visto debuttare in Serie A. Mancava un minuto, erano 0-0, prese la palla, tranquillo nella sua azione, dribblando tutti, giunse dal portiere e tirò così forte che ruppe anche il tabellone. Non dite bugie, tutti abbiamo fatto almeno un sogno così da bambini, magari con uno sport diverso, chi lo sa. Per l'occasione faccio suonare in diretta il 78 giri della mia collezione. Il turco Roberto Chanel canta "El sueño del pipe", Alfredo Mazzocchi, figlio di italiani, accompagnato dall'orchestra di Don Osvaldo Pugliese. Con ciò vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima con l'ultima puntata di questo ciclo primaverile. Non dimenticate che il tango è un abbraccio. Ciao. La puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando: "El club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero,
sería un Baldonero, un Martín, un Bollé. Dicen los muchachos de oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, sería un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Se durmió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0, tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Avete ascoltato Cada Tango Es Una Historia, ovvero Storie di Tango, un programma di Raimondo Balboni.